Ben ritrovati da Roberta Sias, nuova puntata di Pomeriggio con noi. Siamo alla fine della settimana, ancora una volta vi cercheremo di raccontare quali sono le principali notizie, partendo innanzitutto dal cyberattacco alla Regione Lazio, di cui si sta parlando ormai tantissimo. Le indagini stanno collaborando anche l'FBI e l'Europol, si sta cercando insomma di ricostruire un po' il fatto. Si parla di un danno gigantesco insomma, ai dati anche personali di oltre 5 milioni di persone, dati sanitari che sarebbero ancora in mano agli hacker. Si parla di un danno gigantesco e irreparabile, quindi dobbiamo cercare però di far capire ai nostri telespettatori che cosa realmente sia successo, se effettivamente si tratta di un danno irreparabile, se alla fine, come sta emergendo un po' dalle ultime notizie, è tutto partito da un computer in smart working, dove era il buco insomma, nel server, si sta addirittura pensando a un buco per esempio nei server dei servizi del sistema engineering in Sardegna, pensate. Ecco. Però bisogna fare un po' di chiarezza, bisogna avere dei punti chiari e anche cercare di capire riscatto sì, riscatto no. Questa sarà la prima parte, nella seconda parte, ve lo anticipo già, si parlerà invece di alimentazione e benessere. Ancora una volta l'alimentazione estiva, perché è importante la frutta, ma non solo, anche quali vitamine possiamo assumere attraverso appunto la frutta. Partiamo però dal cyberattacco alla Regione Lazio, un attacco che lo stesso presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nei primi momenti ha definito un attacco terroristico. Guardate. Allora, come sapete, nelle scorse ore abbiamo ricevuto questo attacco cyber di stampo criminale, che è probabilmente il più grave attacco cyber della storia della nostra Repubblica, un'istituzione pubblica e un'amministrazione pubblica. Sono ore che, grazie anche alla collaborazione di tutti i livelli dello Stato e della nostra società, stiamo combattendo per difendere la nostra comunità. Oggi possiamo dire che, malgrado l'attacco ci ha costretto ad abbassare la rete e quindi sono sospese l'offerta di erogazione dei servizi, nessun dato riguardante la sanità o la parte finanziaria o la parte economica di bilancio è stato trafugato da coloro che hanno provocato questo attacco. Ecco, questo è un ultimo punto da chiarire, perché anche qui non ci sono delle informazioni chiare. C'è chi parla nelle notizie, nelle agenzie di stampa, che dice invece che ci sono dati sanitari ormai trafugati di oltre 5 milioni di persone. Prenotazioni di vaccini purtroppo ancora una volta che sono ferme, bloccate. Ma essere bloccati, l'abbiamo visto anche da un tweet, chiedo magari a Daniele se ce l'ha, di Sirio, proprio un ragazzo tetraplegico, ecco quello stiamo vedendo qua, Sirio e i tetramondi. Purtroppo ad essere bloccate non sono solo le prenotazioni per i vaccini, ma anche quei servizi essenziali per persone che utilizzano proprio la tecnologia per avere un'assistenza continua. Quindi è un danno che ha una più ampia portata. Noi cerchiamo adesso di fare chiarezza, andiamo a vedere se effettivamente la portata di questo problema è così grave come lo stanno descrivendo i giornali. Cerchiamo di capire cosa è successo. Lo facciamo con Nicola Mugnato, CEO e co-founder di Giala, che è qui in collegamento Skype. Benvenuto. Buon pomeriggio, grazie. Dobbiamo cercare di spiegare in parole semplici, quindi partiamo da questo, perché non è sempre insomma, così facile riuscire anche a capire che cosa effettivamente sia successo. In parole semplici, questo attacco, allora, è partito un paio di giorni fa, da dove e come si è propagato? Cioè, cosa è successo? Ora, l'origine vera e propria ancora è da accertare. Sicuramente dalle informazioni che sono state in questo momento diffuse, il principale punto da cui è partito all'interno l'attacco. Il cyberattacco, certo, è partito sì, da un punto, perché lei giustamente lo stava dicendo, ancora non si sa chiaramente se è partito per esempio, come molti dicono, da Frosinone oppure se è partito da un punto estero, però come si è propagato questo un po' lo sapete, perché qualcosa è successo, giusto? Sì, è partito da questo punto interno non determinato e poi si è propagato all'interno della rete dell'infrastruttura, arrivando fino al sistema centralizzato, dove di fatto sono stati cifrati tutti quanti i dischi, rendendo inutilizzabili gli servizi che vengono erogati normalmente.
Quindi, oltretutto, si sta parlando che tutto sia partito dalla violazione di un'utenza di un dipendente che fosse in smart working. Saltiamo tutta la parte anche vabbè, di cui stanno ricostruendo, che si sta parlando addirittura del figlio che la notte avrebbe acceso, perché tutte queste sono insomma cose che le indagini dovranno naturalmente accertare. Però ecco, è partito tutto da un dipendente in smart working, giusto? Sembrerebbe di sì, un amministratore che normalmente gestisce l'infrastruttura e che quindi ha accesso comunque a sistemi abbastanza profondi all'interno dell'infrastruttura. Non è la prima volta che comunque succede, perché anche al comune di Brescia, se non sbaglio, da poco era successa una cosa molto simile. Sì, è successo in realtà anche a molte altre infrastrutture europee, si parla di alcuni ospedali in Germania, in Olanda, di recente è successo al sistema di distribuzione di loro dotti americani, quindi è un problema che effettivamente sta dilagando in questo periodo. Quindi tutti i PC praticamente connessi, per andare un attimo a ricostruire l'evento, tutti i PC connessi con la rete informatica della Regione Lazio sono stati infettati, giusto? Beh, non tutti probabilmente, non sappiamo esattamente quali, ma sicuramente quelli che contengono i servizi che vengono erogati. Ecco, per quanto riguarda i dati personali, siccome abbiamo sentito all'inizio il Presidente della Regione Lazio diceva non sono state trafugate informazioni, però ultimamente si sta invece leggendo che una buona parte dei dati sanitari di oltre 5 milioni di persone sono state comunque trafugate, con anche soprattutto le persone vaccinate qua a Roma, i protocolli. È vero o no questo? Guardi, non è detto, però è estremamente improbabile. Normalmente questo tipo di attacchi mira al chiudere, proteggere, cifrare questi dischi in modo tale che i sistemi non siano disponibili e chiedere il riscatto. A volte, se ci basiamo su o meno su sistemi, attacchi simili, alcune informazioni vengono rubate solo per utilizzarle come forma di ricatto, per dire ho comunque trafugato qualcosa, se non paghi il riscatto noi distribuiremo tutte le informazioni, ma è estremamente improbabile che abbiano trasferito tutte queste informazioni, perché avrebbe richiesto molto tempo e se ne sarebbero sicuramente accorto. Come mai si è arrivato, giusto per capire, allo spegnimento alla fine di di tutto il sistema naturalmente? In una fase di incidente è una delle reazioni che si utilizzano normalmente, quindi si cerca di isolare il problema per evitare che ci si possa estendere ulteriormente. Quindi staccare l'infrastruttura è il primo passo. Chiaramente adesso il problema è ripristinarla. Se ci sono i dati, se c'è la possibilità di riattivarli, questo viene fatto. Diversamente, il problema, come sembrerebbe, è che non ci siano nemmeno i backup e quindi non ci sia la disponibilità dei sistemi e dei dati per poterli riprendere. Bisognerà partire con dei servizi vuoti, quindi con dei database vuoti. Quindi si ricomincia tutto da capo praticamente. Purtroppo, se non ci fossero i dati storici, bisognerà quantomeno ripartire con un servizio vuoto. Partiamo dalla matrice invece dell'attacco. Perché si sta escludendo che possa essere un attacco che viene dall'estero e quindi per esempio da Mosca, come hanno ricostruito alcuni giornali come per esempio Open? Ma non è detto che non venga dall'estero, sicuramente bisogna andare a ricostruire tutti quanti i salti, quindi tutti quanti i computer che sono stati utilizzati, computer compromessi in internet che sono stati utilizzati nel percorso di attacco e risalire all'ultimo. E questa è un'operazione estremamente complicata su cui appunto stanno lavorando sia la Polizia Postale, sia l'Interpol, sia l'FBI e quindi tutte le collaborazioni estere che le autorità nazionali hanno, però a un certo punto potrebbero arrivare ad un punto morto. A volte questi attaccanti utilizzano come punto di ingresso magari un internet caffè piuttosto che una wifi aperto di qualche azienda, che ovviamente non ha nessuna responsabilità. Chiaro, si sta parlando anche dell'eventualità di un riscatto o meno. Andiamo a sentire innanzitutto qual è stata la prima reazione del Presidente della Regione Lazio davanti naturalmente alla parola riscatto. Cioè in corso un'attività pur a sistema sospeso per migrare su cloud esterni
i servizi essenziali e renderli operativi il prima possibile. Come è stato detto anche sui giornali, confermo che sono state rilevate operazioni che arrivano e attacchi che arrivano dall'esterno del paese, da altre nazioni. Non è stata formalizzata alcuna richiesta di riscatto rispetto a quanto è avvenuto. Anche qui bisogna fare un po' di chiarezza. Innanzitutto le chiedo, visto che lei naturalmente se ne intende e ha seguito comunque anche questo percorso, effettivamente si potrà arrivare alla richiesta di un riscatto? Forse si è già arrivati? Generalmente questi tool, quando cifrano gli hard disk, poi lasciano delle finestre aperte nelle quali ci sono le indicazioni di come pagare il riscatto. Potrebbe essere utilizzato uno di questi sistemi che quindi hanno proposto, diciamo, coordinate bancarie, diciamo, con modalità di pagamento attraverso Bitcoin, oppure effettivamente questo potrebbe essere considerato una sorta di attentato e quindi stanno aspettando una formalizzazione da parte di qualche organizzazione, di qualche, insomma, attività criminale, di gruppo criminale, di una vera e propria richiesta di riscatto. Quindi ancora non è stato, insomma, escluso, giusto? No. Quindi infatti bisogna andare anche a vedere questo. Molti parlano proprio di un attentato allo Stato che effettivamente è avvenuto in un periodo, insomma, dove al centro del dibattito c'era proprio l'utilizzo del anche Green Pass, lo ricordiamo. Da oggi si deve utilizzare il Green Pass 6 agosto per naturalmente andare a, per esempio, concludere determinate attività come accedere ai ristoranti al chiuso, le piscine. È avvenuto tutto in un momento particolare ed effettivamente lo stesso assessore alla sanità, Alessio D'Amato, ha confermato che sul Green Pass, proprio in seguito a questo cyberattacco, ci potrebbero essere dei rallentamenti. Andiamo a sentire. Per quanto riguarda il Green Pass, come sapete, è rilasciato dal Ministero della Salute su piattaforme nazionali. Per quanto ci riguarda, in accordo con il commissario Covid generale Figliuolo, verrà mantenuto e si sta mantenendo il flusso di trasmigrazione dei dati dall'anagrafe vaccinale regionale all'anagrafe vaccinale nazionale. Questo avverrà con un po' più di lentezza rispetto alle modalità consuete ed usuali, perché questa trasmigrazione in back office i nostri operatori la devono fare a carattere manuale nell'inserire i dati. Ecco, andando ad analizzare naturalmente questo caso e in base anche ai casi precedenti che ci sono stati, quanto più o meno magari di tempo ci vorrà per riuscire a ristabilire, ecco, la situazione, soprattutto per le prenotazioni per esempio vaccinali? Beh, ripristinare un servizio da zero, diciamo pulito, senza dati storici, potrebbe richiedere semplicemente qualche giorno. Recuperare le informazioni dipende se si riuscirà ad avere dei backup oppure se si riescono a decifrare i computer in questo momento compromessi. Quello potrebbe anche non essere assolutamente possibile. Come mai? Appunto perché i sistemi di cifratura sono estremamente complessi e quindi senza la chiave è quasi impossibile riuscire a ritornare in possesso del dato originale. Quindi o si paga o, come dire, rimarremo senza dati. Assolutamente. Andiamo a vedere un attimo, anche perché giustamente non sono mancate le polemiche, perché non è la prima volta che succede, questo bisogna dire, l'abbiamo detto anche all'inizio. Proprio nell'audizione il Presidente del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, un'audizione recente che c'è stata alla Camera, Adolfo Urso ha ricordato che occorre attivare subito l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale in modo da attrezzare il Paese ad avere dei codici di difesa più efficaci rispetto a quelli usati attualmente. Urso ha ricordato infatti che il 95% dei servizi della pubblica amministrazione a quanto pare non è attrezzata a sufficienza per proteggere le proprie banche dati. Lei cosa ne pensa al riguardo? La creazione dell'agenzia è una grandissima opportunità per l'Italia, perché darà un coordinamento strategico a tutte le iniziative che sia le pubbliche amministrazioni sia le aziende stanno mettendo in atto per poter difendere le proprie infrastrutture e i propri dati.
Tra l'altro in Italia è già avviato da un paio d'anni un grande processo di difesa, soprattutto per, mirato alle infrastrutture critiche, energia, gas, con telecomunicazioni, eccetera, che sono state considerate infrastrutture critiche nazionali. Prossimamente, probabilmente questo perimetro verrà allargato anche ai servizi della pubblica amministrazione. Questa agenzia coordinerà non solo diciamo la divisione dei fondi e comunque gli investimenti che verranno proposti, dall'altro lato anche darà delle regole certe e dei requisiti che devono essere rispettati da tutti quanti. Le voglio chiedere e fare un'altra domanda un pochino più, più tecnica, prima di andare a ascoltare anche le dichiarazioni di Federico Mogliconi, deputato dei Fratelli d'Italia. Si parla di un attacco ransomware, cosa vuol dire? È questo, il software che viene utilizzato è un ransomware, cioè un riscatto. Vengono cifrati i dischi e poi viene richiesto un pagamento di soldi, in bitcoin generalmente, per avere il codice di sblocco. Quindi tutto porta alla fine, nonostante molti stiano parlando non di riscatto, però tutto porta naturalmente a quella pista. Sì, sembra di sì. Andiamo a sentire un attimo le dichiarazioni anche di Federico Mogliconi, appunto deputato di Fratelli d'Italia. Abbiamo denunciato oggi in aula, Montecitorio, durante il provvedimento sulle assunzioni nella pubblica amministrazione per favorire l'innovazione e la digitalizzazione del PNRR, un fatto sconcertante. Pensate un po', la Corte dei Conti già nel 2019 aveva nella sua relazione ripreso la Regione Lazio perché proprio la società in-house Lazio Crea, che è quella che si occupa di gestire il sistema informatico, compreso quello che è stato hackerato in queste ore, aveva acquistato da diversi fornitori, da diverse software house, aveva acquistato software mal programmato. Questo ha messo a rischio tutto il circuito e quindi chiediamo a Zingaretti e ai vertici Lazio Crea di chiarire questa evenienza, perché se si dimostrasse, oltretutto, software pagato a peso d'oro e fuori mercato, così denunciava la Corte dei Conti, oltretutto se si dimostrasse che da questo si è creata una, diciamo, una struttura poco sicura, avremmo la prova dell'incapacità e dell'inadeguatezza di Zingaretti e dei suoi vertici. Allora, prima di tutto non si sa se ufficialmente l'Italia o comunque la Regione Lazio pagherà il riscatto, ufficialmente sembra di no, perché insomma l'abbiamo anche sentito. Ma effettivamente, perché alla fine poi bisogna cercare di risolvere il problema, abbiamo dei codici di difesa effettivamente anche nell'utilizzo delle banche dati che non sono ancora efficaci o negli standard per esempio a livello mondiale? Purtroppo sì, perché le infrastrutture ad oggi disponibili sono state pensate per erogare il servizio, non per erogare il servizio in sicurezza, quindi il concetto di sicurezza non è stato utilizzato come requisito fondamentale fin nella fase di progettazione. Quindi purtroppo sono la gran parte dei software, la gran parte dei sistemi di database che vengono utilizzati hanno una struttura debole e quindi potenzialmente vulnerabile. Quello che si può fare oggi è quello di rivedere questo tipo di infrastrutture utilizzando dei sistemi di protezione adeguati o eventualmente reingegnerizzarle. Abbiamo visto che purtroppo naturalmente questi tipi di attacchi adesso è arrivato alla Regione Lazio, però colpisce, secondo anche un rapporto Clasit stavo leggendo, che purtroppo il settore pubblico è uno degli obiettivi principali nel 2020, cioè ci sono stati diversi attacchi al settore pubblico e soprattutto al sistema sanitario, forse meno protetto da questo punto di vista, ma la Regione Lazio è solo una delle tante, perché poi questi tipi di malware, giusto, tendono naturalmente a colpire anche microimprese. Assolutamente sì, in generale hanno attaccato tutti i settori industriali, poi ci sono dei settori leggermente più deboli rispetto ad altri, per esempio le piccole e medie imprese, proprio perché hanno delle tecnologie, generalmente gli antivirus, forse qualche firewall, che sono assolutamente inefficaci contro questo tipo di attacchi e che sono molto remunerativi per chi li realizza. Ecco, stiamo leggendo, qui c'è proprio un titolo, voglio farle giusto una domanda. Perché si parlava all'inizio di due ipotesi di propagazione del virus? Beh, molto semplice. I virus possono arrivare o dall'interno o dall'esterno.
i servizi che vengono esposti da queste infrastrutture, quindi i portali web nei quali ci colleghiamo, dai quali usufruiamo i vari servizi, potrebbero avere qualche tipo di vulnerabilità e che può essere sfruttata per entrare direttamente sul server che eroga il servizio. Oppure ci si può arrivare da dietro, quindi si può arrivare dall'infrastruttura interna dell'azienda, come probabilmente è avvenuto in questo caso. Voglio proprio farle vedere questo tweet che ho mostrato all'inizio, insomma, dei Sirio e i Tetrabondi, perché purtroppo l'ondata di assalti informatici che ha colpito comunque la regione Lazio, sembra veramente proprio a schermo intero, Daniele, come vediamo qui, ecco, ha colpito non solo tutto il sistema di vaccinazione, ma purtroppo ha colpito anche questi ragazzi, persone che purtroppo hanno bisogno di un'assistenza naturalmente continua e non solo. Come vedete, ecco, lui proprio l'ha scritto, cioè ha raccontato comunque la sua naturalmente vicenda, la sua quotidianità, no? Di questo ragazzo di 8 anni, bambino, anzi 8 anni, colpito, ecco, qui da una tetraplegia. Ecco, al momento non è stata, oltretutto, giusto dirlo, neanche ancora circoscritta l'area geografica da cui sono partiti giusto i malware che hanno infettato questi server regionali, vero? Sì, assolutamente. Innanzitutto sono super solidale a tutte le persone che in qualsiasi maniera hanno avuto qualche disservizio o soprattutto delle difficoltà come Sirio. È chiaro che in questo momento siamo di fronte di fatto a un 11 settembre della cyber in Italia. Cambierà sicuramente qualcosa la percezione quantomeno del rischio che noi in questo momento corriamo, perché le infrastrutture erogano servizi essenziali e importanti come questi. Assolutamente, è stato comunque escluso, questo lei me lo può confermare perché poi da diverse fonti raccolgono naturalmente delle informazioni. Non si tratta né di un attacco da Anonymous né di un attacco Novax? Sì, perché sarebbero quantomeno state fatte delle rivendicazioni. Quindi almeno questo, insomma, lo sappiamo di certo. Era venuto, se non sbaglio, lei me lo potrà confermare, che è sicuramente più informato di me, un attacco lo stesso a una grossa impresa di energia elettrica, di cui naturalmente non pronunciamo il nome, e lo stesso problema che alla fine si è riscontrato adesso, cioè manca la prevenzione, soprattutto dei server che sono dislocati, per esempio i punti comunque in smart working. Beh, i problemi sono due. L'infrastruttura centralizzata è talmente complessa e talmente estesa che effettivamente basta un punto debole per poter poi passare da un computer all'altro. Quindi non è facile da difendere, anche se effettivamente tutti gli sforzi stanno andando in questa direzione. Dall'altro lato, lo smart working ha aperto l'infrastruttura a computer che sono ancora più deboli, che sono quelli dei dipendenti, che hanno esteso in questo modo il perimetro dell'azienda aprendo un sacco di varchi. Assolutamente. Lei è CEO e co-founder di Giala. Andiamo un attimo anche a capire chi è Giala e che cosa fa. Mi sente? Ah, scusi, sì. Giala è un'azienda nata alcuni anni fa che si occupa appunto di cyber security. Noi produciamo prodotti, quindi diversamente oggi la gran parte delle aziende eroga servizi di cyber security utilizzando prodotti di terze parti, quindi diciamo esterni, di americani, russi, cinesi, eccetera. Noi abbiamo voluto realizzare un prodotto italiano perché riteniamo che sia fondamentale realizzare una filiera completa della sicurezza italiana sotto il controllo, diciamo, delle autorità nazionali. Secondo lei in Italia si sta investendo anche su una formazione in questo senso? Vediamo per esempio paesi come l'Inghilterra che ha investito tantissimo, addirittura nelle aziende ci sono delle persone per esempio che riescono a rispondere agli attacchi hacker. Ecco, tutto questo in Italia si sta investendo oppure ancora purtroppo siamo indietro? Purtroppo siamo indietro, le capacità ci sono sia i prodotti, ci sono sia i servizi, aziende che erogano servizi di alto livello. Purtroppo le aziende investono relativamente poco e lo dimostra il valore complessivo dell'investito rispetto all'impatto degli attacchi. In questo momento in Italia si investe 1,3 miliardi di euro in sistemi di cyber security, sistemi di sicurezza, ma il costo degli attacchi aggira attorno a 7 miliardi. Quindi probabilmente bisognerebbe investire di più anziché pagare gli effetti di questi attacchi.
Assolutamente, anche perché non è che possiamo pagare tutti i riscatti per tutte le aziende che vengono colpiti. Adesso andremo a vedere anche come finirà, sta indagando, naturalmente l'abbiamo visto, anche l'FBI e l'Europol, dopo anche il cyberattacco che ha colpito l'Olanda. Ecco, in Olanda le chiedo, si tratta di un attacco simile, cioè di una natura simile? Alla fine sono sempre attività di tipo criminale in questo momento, quindi tecnologie simili e attacchi simili, sì. Chiarissimo. Io la ringrazio perché è stato naturalmente per essere stato con me su Pomeriggio con noi e averci un po' chiarito la situazione, perché per i comuni mortali non è così semplice, naturalmente proprio il linguaggio informatico lo ha detto bene, bisognerebbe informare di più anche nelle scuole per riuscire anche a certo. Capire e difendere maggiormente le nostre aziende. Io ringrazio Nicola Mugnato, CEO co-founder di Giala, ci risentiremo sicuramente perché penso che ancora nell'arco di 2-3 settimane questa situazione, mi auguro sia risolta, però purtroppo forse ha ragione lei, dovremmo ripartire da zero. Grazie, buon pomeriggio. Grazie a lei. A brevissimo ci sarà una seconda parte, cambieremo completamente argomento, si parlerà di alimentazione estiva, la frutta, quanto è importante la frutta in questo periodo, quanto è importante idratarci, lo faremo con un ospite di eccezione, il dottor Mauro Mario Mariani, mangiologo che è ritornato ancora una volta a trovarci. Io vi ringrazio, a tra pochissimo, rimanete connessi sul 264.